quei faraonici interventi proposti pochi giorni fa dalla Confindustria che prevedono di stravolgere il volto di Palermo senza neanche chiedere ai palermitani se sono d'accordo su queste cose. Pensano interventi faraonici, dobbiamo impedirle perché sono delle cose che produrranno soltanto ulteriori danni a noi stessi. E cominciamo con questo sciopero. Siamo contenti che Berlusconi sia andato, ma saremmo contenti se le politiche di Berlusconi cambiassero. Invece è espressione del potere finanziario, delle banche, della grande finanza internazionale, la stessa che ci ha portato sull'orlo di questa crisi e che ora pretende invece di salvarci. In questa giornata possiamo dire che questa giornata è la logica conseguenza della politica del vecchio governo, su cui non abbiamo alcuna garanzia che ci siano cambiamenti col nuovo primo ministro Monti. Anzi, ci viene il dubbio che si continui sulla stessa strada, magari con una facciata un pochettino più elegante. Cosa dovrebbe cambiare realmente? Ma a cominciare dalla scuola sicuramente dovrebbero essere promessi e comunque realizzati posti di lavoro per tutti quelli che sono precari, finanziamenti sulla ricerca e poi chiaramente un futuro per i giovani, questa è la cosa principale. Prego. Noi siamo qua per rappresentare al governo tecnico, qualunque questo sia, che in realtà certi provvedimenti possono essere intrapresi, ma in un'ottica non di continuità con quel governo Berlusconi. Le alternative noi pensiamo che ci possono essere, stiamo qua per proporle le alternative e quindi sì, dare seguito a quello che si deve fare, perché purtroppo siamo, in termine siciliano si direbbe, incaprettati, però dare seguito a quello che si deve fare facendo il minor danno possibile per la società civile. Questo è quello che il motivo per cui almeno io e le persone che mi sono vicine siamo qua in piazza, non perché non ci stiamo rassegnando. Senta, qualcuno ha notato che in realtà questa protesta sembra un po' tiepidina, ci si aspettava più partecipazione. Possibilmente stavamo ragionando proprio su questo, possibilmente ancora la gente non ha percepito proprio sulla propria pelle le conseguenze di queste manovre. Lei è un insegnante che già ha contratto? Sì, io ho un contratto a tempo indeterminato, sono un insegnante di ruolo, sono entrata con il concorso. Quindi sono entrata anzi nella scuola in ritardo, ho vissuto il precariato e so che cos'è il precariato e ho vissuto questa esperienza di lotta e di guerra. Ora mi trovo nel mondo della scuola e vedo che il docente è stato abituato nel tempo alla precarietà, cioè perché non gli è stata data nessuna alternativa, è stato detto se tu vuoi raggiungere il posto di ruolo devi essere precario, e allora questo sistema basato su questo ha fatto sì che il docente ora che ha conquistato quel posto non riesce a pensare che si possa tornare indietro, è un fatto psicologico più che politico.